di essere intervenuti. Allora, signor Presidente del Consiglio, cari amici, l'Istituto Affari Internazionali è molto lieto di poter avere questo incontro con il Presidente Monti sulle questioni europee, in particolare dopo l'ultima riunione del Consiglio europeo, anche perché diciamo, l'Istituto è nato con questa vocazione europea sin da quando evidentemente fu fondato da Altiero Spinelli quasi 50 anni or sono, con l'idea di accrescere la consapevolezza, la profondità del dibattito di politica internazionale in Italia, di aiutare lo sviluppo dell'integrazione europea. L'Istituto ha una lunga storia quindi di studi internazionali di ogni genere, ma anche in particolare di studi europei, nonché una lunga storia di rapporti con la classe politica, con le istituzioni, proprio per giocare quel ruolo tipico, forse più in America che altrove, delle cosiddette think tank, cioè di riflessione, nello stesso tempo di approfondimento di dibattiti e possibilmente a volte di iniziative che possono aiutare ad indirizzare la politica nelle direzioni che si ritengono più migliori, ma che naturalmente poi andranno verificate. Ancora oggi gli studi dello IAI sulle questioni europee sono importanti, occupano una buona parte del nostro programma, anche grazie al contributo fondamentale della Fondazione Compagnia di San Paolo, che qui ringrazio nella persona del suo segretario, che da tempo è un nostro partner strategico in questa sezione di studi. Oggi come oggi stiamo conducendo molte ricerche, tra queste io forse citerò soltanto il futuro politico e democratico dell'Europa, tutta una serie di papers e seminari sul problema della democrazia nelle istituzioni europee, il problema della politica di sicurezza e difesa e in genere di una nuova dottrina di presenza globale dell'Europa, una ricerca che facciamo in comune con gli istituti di altri paesi su indicazione e invito dei vari ministri degli esteri di questi paesi, tra cui l'Italia evidentemente, proprio l'altro giorno abbiamo avuto anche un incontro al Ministero degli Esteri su problemi della sicurezza in Africa e del ruolo in particolare dell'Unione Europea, e quindi gli aspetti relativi alla politica estera, così come ci concentriamo sugli aspetti di vicinato, la politica di vicinato, evidentemente il Mediterraneo, ma anche il Caucaso, eccetera. Bene, ma io non sono qui adesso per presentarvi tanto l'Istituto Affari Internazionali quanto per dare la parola e ringraziare ancora una volta il Presidente del Consiglio, il Senatore Professor Monti, e per ascoltare quello che vorrà dirci ed eventualmente, se ci sarà tempo, credo che abbiamo più o meno un'oretta, fare qualche domanda, dare spazio per qualche domanda. Prego, signor Presidente. Grazie, ringrazio il Presidente Silvestri, il Presidente Merlini per avermi invitato e mi fa molto piacere avere questa occasione di dialogo con un'istituzione e persone, personalità che seguono con particolare interesse i temi della politica estera ed europea dell'Italia. Lo IAI è quella istituzione di grande importanza nel
portare il mondo in Italia e l'Italia nel mondo che tutti conosciamo, e devo dire che nel mio percorso personale lo IAI ha marcato alcuni momenti significativi. In particolare, credo che il Presidente Merlini non se ne ricorderà, ma la prima riunione internazionale alla quale ho avuto l'emozione di partecipare, riunione internazionale che simulava un G8, fu nel 1982 o 83 a Montebello, in Canada, quando, essendo quel paese presidente a rotazione del G8, lo IAI e analoghi istituti di altri paesi tennero una riunione, il G7 allora, G7, tennero una riunione, quindi era ancora più esclusiva la partecipazione. Tennero una riunione, credo un mese prima di quella vera, per esercitare le loro menti sui temi oggetto dell'agenda e per riversarne poi le riflessioni e le conclusioni, immagino, ai capi di governo, che però erano entità talmente lontane dalla mia fantasia che... Però era stato molto emozionante poter partecipare a quella riunione. Qui mi è stato chiesto di dare qualche impressione dopo l'ultimo Consiglio europeo e mi fa molto piacere farlo appunto sotto l'egida di un istituto che porta l'impronta di Altiero Spinelli e che ha sempre saputo unire alla solidità e freschezza dell'elaborazione intellettuale una vocazione operativa a incidere sui problemi che si pongono in modo più concreto ai policy makers. Non a caso lo IAI è il primo istituto italiano citato nelle classifiche internazionali dei think tanks più prestigiosi e ha saputo affermarsi come capofila in importanti progetti di ricerca finanziati dalla Commissione europea. E credo che sia importante riconoscere anche il ruolo dello IAI nello stimolare un dibattito pubblico e critico sui temi europei e internazionali e nel promuovere una migliore e più aggiornata conoscenza pubblica dei problemi della vita internazionale. E qui vorrei anticipare un punto che avrei trattato in chiusura delle mie considerazioni, ma forse parlare in sede IAI mi induce a menzionarlo per primo. Nel Consiglio europeo che si è tenuto la settimana scorsa a Bruxelles, naturalmente c'è stata l'occasione di rallegrarci tutti per il conferimento del premio Nobel per la pace all'Unione Europea. È stato deciso che l'Unione Europea sarà rappresentata a Oslo il 10 dicembre dai tre presidenti del Parlamento, del Consiglio Europeo e della Commissione Europea, e poi c'è stato un dibattito tra i capi di governo su l'opportunità o meno della presenza anche dei capi di governo. E un membro del Consiglio europeo ha molto caldeggiato questa presenza, ricordando che in fondo la pace e la guerra hanno molto a che vedere con gli stati. Un altro membro del Consiglio europeo ha detto che sarebbe più simpatico e simbolico se accanto ai tre presidenti 27 bambini o ragazzi si recassero a Oslo. Per parte mia, intervenendo, ho detto che forse più importante che la presenza o meno a Oslo dei capi di governo sarebbe, e qui mi rivolgo anche allo IAI, il fatto che ogni capo di governo promuovesse il più possibile nel rispettivo paese, attraverso i media, attraverso le scuole, la
spiegazione di questa circostanza, di che cosa vuol dire premio Nobel per la pace e perché è stato ritenuto che l'Unione Europea lo meriti. Siamo sempre tutti un po' nostalgicamente pensosi sul fatto che le nuove generazioni non vedono quello che a molti di noi anziani è il più evidente beneficio dell'integrazione, cioè il mantenimento della pace. Ecco un'occasione straordinaria per cercare di spiegare in linguaggio chiaro che cosa questo vuol dire. Quindi io promuoverò col Ministro per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, suggerirò a coloro che si occupano di comunicazione nel Paese, ma vorrei suggerire anche a quei centri e istituzioni che coltivano le tematiche europee di pensare a qualche cosa che possa aiutarci in questa occasione a presentare il volto più importante dell'Europa, anche se non sempre quello più evidente. Le principali conclusioni di questo Consiglio europeo credo che siano ben conosciute. Il Consiglio ha esaminato i progressi compiuti nell'attuazione del Patto per la crescita e l'occupazione, che era stato deciso nel Consiglio di fine giugno, e ha adottato, credo di poter dire, importanti conclusioni riguardo al calendario e alle modalità di avvio del meccanismo unico di supervisione bancaria. Questo risultato non era ovvio, perché alcuni avrebbero voluto lasciare indeterminate le date o rinviare i passi successivi ad un futuro indefinito. E se posso richiamarmi ad una personalità e ad un amico che tanto è stato vicino allo IAI, prendendo questa decisione sul supervisore unico l'altra sera, l'altra notte a Bruxelles, pensavo a quanto sembrava avventata e avveniristica solo qualche anno fa la proposta di Tommaso Padoa-Schioppa, che era esattamente questa linea, che andava in questa direzione e che ci indica anche come essere audaci nel pensiero sull'Unione Europea non è un vizio, ma forse è un dovere. Altro punto oggetto di discussione è stato l'aspetto relativo all'integrazione economica e di bilancio, dove si sono di nuovo confrontate le impostazioni che privilegiano il rafforzamento dei meccanismi di controllo reciproco delle finanze pubbliche nazionali e quelle che auspicano dall'altro lato maggiore condivisione dei rischi e la costituzione a termine di una capacità fiscale comune alla zona euro. La linea che è emersa è prudente ma equilibrata, e si sono evitate, io credo, derive in una direzione di sempre maggiore costrizione dell'autonomia degli Stati membri, non compensata da maggiore capacità di azione a livello europeo. E è stato a un certo momento proposto il supercommissario con poteri speciali sulle questioni di bilancio nazionale, e il Presidente Barroso ha tempestivamente ricordato che questa figura già esiste dentro la Commissione europea. Infatti qualche Stato membro da tempo insiste affinché al commissario che si occupa degli affari economici e finanziari vengano conferiti gli stessi poteri che ha il commissario che si occupa della concorrenza. Il Presidente Barroso ha letto la delibera adottata qualche tempo fa dalla Commissione europea, che quando ha nominato il commissario Olli Rehn, commissario per gli affari economici e monetari, vicepresidente, gli ha conferito dei poteri speciali. E attualmente, dopo questa modifica,
che io ho suggerito poi al Presidente Barroso di rendere più nota, perché è sulla Gazzetta Ufficiale, ma sappiamo che non tutti consultiamo tutti i giorni la Gazzetta Ufficiale, e renderla più nota, ma effettivamente ci sono poteri sostanziali e procedurali che neanche il commissario alla concorrenza deve in effetti per qualsiasi decisione arrivare al collegio dei commissari, salvo piccole deleghe che ha in autonomia, mentre adesso, proprio per rafforzare la mano, adesso già da un paio d'anni, da un anno e mezzo, per rafforzare la mano al commissario Rehn nella fattispecie, molte decisioni le prende senza passare dal collegio. È stata una discussione molto interessante quella, perché non solo si è riusciti a evitare che ci fosse l'ennesima manifestazione ossessiva alla ricerca di un ulteriore meccanismo di enforcement sempre in una direzione, quella della disciplina di bilancio. Noi siamo molto favorevoli a un serio enforcement nella disciplina di bilancio, ma abbiamo già una lunga serie di strumenti che sono il Trattato di Maastricht, il Patto di Stabilità e di Crescita, il Six Pack, il Fiscal Compact, il Two Pack che sta per arrivare, e si dà prova di scarsa fiducia nella capacità dell'Europa di applicare le decisioni che ha preso, se ogni volta ci si sente nella necessità di trovare un altro meccanismo per rassicurare la propria opinione pubblica, magari in periodo elettorale. E questa discussione è stata anche molto utile, perché ha consentito ad alcuni di noi di fare presente nel Consiglio europeo che, se si ha l'impressione, che indubbiamente esiste, che nella materia della concorrenza la Commissione abbia più le cose in mano e dica l'ultima parola, è perché nei trattati c'è che in materia di concorrenza le decisioni della Commissione non sono sottoposte al vaglio del Consiglio europeo o del Consiglio in generale, e possono solo essere oggetto di ricorso in sede giudiziaria presso la Corte, e non è quindi la perversione politicizzante del Collegio dei Commissari che frustra l'intento di pura disciplina della finanza pubblica di cui è portatore il commissario competente. No, sono gli Stati membri, quelli che parlavano intorno al tavolo l'altra sera, che a cominciare dal 2003 in capo ai due Stati membri più potenti, giù fino a molte altre occasioni, hanno cercato di diluire le proposte sanzionatorie della Commissione. È bene che anche coloro che sono al vertice dell'Unione Europea sappiano il ruolo positivo o negativo qualche volta che possono giocare. Un punto, poi smetto perché mi sembra più interessante poter sentire le vostre opinioni e dialogare. Un punto che anche è emerso, secondo me, come un risultato positivo da questo Consiglio è la pista aperta. Voi sapete che si trattava soprattutto di dare degli orientamenti durante il percorso che porterà i quattro presidenti, Van Rompuy, Barroso, Juncker e Draghi, a finalizzare il loro rapporto sul futuro dell'Unione Economica e Monetaria per dicembre. Bene, una cosa importante che è emersa e che troviamo nelle parti, appunto, completamento dell'Unione Economica e Monetaria, delle conclusioni, è il paragrafo 15, 14 e 15. 14 ci dice: un quadro di bilancio integrato costituisce, e quindi
il quadro di bilancio integrato costituisce parte di un'unione economica e monetaria. C'è stata una discussione sul fatto se, perché la formulazione iniziale era un bilancio integrato, cioè un'integrazione fiscale in sostanza, deve essere un obiettivo dell'unione economica e monetaria. Alcuni contestavano che debba essere obiettivo, allora abbiamo ripiegato apparentemente su una formulazione puramente fattuale che secondo me è più forte, che toglie di mezzo la disputa se debba o no essere un obiettivo, perché osserva che nelle unioni economiche e monetarie che si sono storicamente realizzate è sempre stato un quadro di bilancio integrato, cioè un'integrazione fiscale, parte della costruzione. In tale contesto, quindi dopo aver osservato che un quadro di bilancio integrato costituisce parte di un'unione economica e monetaria, si dice in tale contesto saranno vagliati ulteriori meccanismi per la zona euro, compresa un'adeguata capacità di bilancio, il famoso eventuale bilancio per la zona euro. Il processo di analisi di tali meccanismi non sarà connesso alla preparazione del prossimo quadro finanziario pluriennale. Questo semplicemente perché ci sono alcuni paesi non membri della zona euro, ma molto interessati alle politiche di fondi strutturali, di coesione, temono che un eventuale bilancio per la zona euro possa andare a scapito dei fondi riservati al quadro finanziario pluriennale, che costituirà l'impegnativissimo oggetto della prossima riunione di fine novembre del Consiglio europeo. Ma poi volevo soprattutto richiamare infine il paragrafo successivo, 15. Il buon funzionamento dell'unione economica e monetaria richiede il rafforzamento e la sostenibilità della crescita economica, dell'occupazione e della coesione sociale, e un incremento del coordinamento, della convergenza e del rispetto delle norme della politica economica. A questo proposito si vaglierà l'idea che gli Stati membri della zona euro concludano intese individuali di carattere contrattuale con le istituzioni dell'Unione Europea sulle riforme che si impegnano a intraprendere e sulla relativa realizzazione. Tali intese potrebbero essere connesse alle riforme individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese adottate dal Consiglio e basarsi su procedure dell'Unione Europea. Che cosa vuol dire? Vuol dire che si cercherà, appunto, anziché di costruire il settimo piano sopra i sei già esistenti per la disciplina di bilancio, si cercherà di fare un passo avanti per avere un po' di quella pressione cogente che si è dimostrata così scomoda ma così utile nel campo della disciplina di bilancio, di averla per le riforme strutturali. Noi sappiamo che la prima formulazione della strategia di Lisbona nel 2000 ha avuto sostanzialmente un esito modesto, perché all'epoca la Commissione non ha neppure voluto insistere quando gli Stati membri le hanno chiesto di non usare il naming and shaming per individuare i paesi che facevano progresso o no sulle riforme strutturali. Poi con l'Europa 2020 si fa un passo verso una maggiore assertività, e infatti la prima edizione nel giugno scorso delle country specific recommendations rivolte a ogni paese è stata molto più tosta, diremmo con linguaggio tecnico, ma si vorrebbe andare oltre, cioè i capi di governo, i ministri economici che mi dicono che in alcuni paesi fanno un po' di fatica per introdurre riforme strutturali nel paese, potrebbero trovare utile avere un po' di quella pressione che li aiuta quando devono sottoporre a disciplina il bilancio pubblico. Ecco allora che c'è l'idea, ancora da studiare bene, di avere questa
contrattualistica, come dire, impegni personalizzati quasi per paese da stipularsi con l'Unione Europea. Naturalmente qui non è mancato qualche giovane capo di governo di latitudini non particolarmente meridionali che abbia cercato di inserire a titolo di esempio delle procedure da adottare la procedura per deficit eccessivo, che non c'entra, che è sacrosanta, importante, va blindata, ma che non è esattamente del genere delle riforme strutturali. Una nota infine vorrei dare per quanto riguarda la dinamica dei consigli europei. Si è constatato in questo consiglio che il precedente consiglio europeo e Euro Summit del 28-29 giugno, di cui si era molto parlato in Italia anche perché eravamo piuttosto soddisfatti dei risultati ottenuti, è considerato da tutti i paesi come un punto di svolta, perché, lo ricordo, si è in sostanza in quell'occasione per la prima volta riconosciuto, ed è una svolta importante, che la politica del mettere in ordine la propria casa è fondamentale. È il primo punto, è strettamente obbligatoria e è nell'interesse di chi gestisce la propria casa. Ma che non basta. Dove si vede nel Consiglio europeo di giugno che è stato riconosciuto che mettere in ordine la propria casa non basta? In due cose fondamentali che ci sono state in quel Consiglio europeo: per la crescita, che vi ricordate che fino a pochi mesi fa vigeva la tesi che la crescita è figlia esclusivamente della buona condotta nazionale e che quindi sarebbe bastato imitare quei paesi che chiaramente avevano una buona condotta e quindi un alto tasso di crescita e di competitività per risolvere i loro problemi e quelli dell'Europa. Invece, facendo un passo avanti nella consapevolezza e, se vogliamo, un passo indietro nel recuperare certe lezioni che pensatori e politici dell'Europa di qualche decennio fa avevano già visto chiaramente, si è varato il Growth Compact, che adesso è in corso di graduale attuazione e il cui stato di attuazione è esaminato nelle conclusioni di questo Consiglio europeo. Ma non solo per la crescita si è dato atto nel Consiglio europeo di giugno che c'è una parte condominiale che va al di là delle parti relative ai singoli appartamenti, ma anche per la stabilità finanziaria. Ricorderete quello che dice l'Euro Summit di fine giugno, dopo una lunga notte negoziale, e cioè che è obiettivo comune che ci sia una maggiore stabilità nei mercati, in particolare dei titoli sovrani dei paesi della zona euro, e che a questo scopo si sarebbe fatto uso efficace ed efficiente del fondo di stabilizzazione finanziaria, poi ESM, European Stability Mechanism, e con la sua ovvia indipendenza della Banca Centrale Europea. Rispetto ad allora, come è noto, nell'attuazione, nell'implementazione di quel dispositivo si è andati al di là di quello che si poteva attendersi e sperare per quanto riguarda la Banca Centrale Europea, che figurava nella decisione di fine giugno come agente del Fondo Salva Stati. Ma la Banca Centrale Europea,
incoraggiata e tranquillizzata dalla dichiarazione politica al massimo livello che la stabilità dell'Eurozona, dei mercati finanziari dell'Eurozona, è una cosa di interesse comune, ha deciso, come sapete, in autonomia tra luglio e settembre di fare determinati passi col proprio bilancio, non solo come agente del meccanismo di stabilità e quindi ovviamente con un potenziale di fuoco molto più alto. Mentre si è andati più lentamente di quanto si poteva immaginare o sperare per quanto riguarda la precisa articolazione del monitoraggio e della condizionalità per quei paesi che, pur avendo messo ordine in casa propria seguendo le politiche prescritte, non vedevano ancora un sufficiente riconoscimento di questo nei mercati in termini di riduzione dello spread. Per questa ragione uno dei paesi con spread ancora elevato e con problemi nel sistema bancario ha esitato e sta esitando sulla questione se avvalersi o meno dello scudo antispread inaugurato nel Consiglio europeo di giugno, perché è incoraggiato quel paese dal fatto che possa entrare la Banca Centrale Europea, ma siccome l'ingresso della Banca Centrale Europea è condizionato a un accordo col Fondo di Stabilità e siccome le modalità, le prescrizioni eccetera non sembrano quel paese essere ancora sufficientemente chiare, quel paese non si è ancora avvalso. Quel paese, come sapete, non è l'Italia. Per quanto riguarda l'Italia siamo molto soddisfatti dell'avere incisivamente contribuito a dotare l'Unione Europea di questo nuovo strumento per la stabilizzazione finanziaria, al di là della questione di un eventuale uso da parte italiana che non è affatto all'ordine del giorno. Credo così, Presidente, di aver introdotto alcuni elementi, mi scuso per il disordine e sono volentieri a disposizione. Credo comunque. Grazie. Forse un disordine, ma comunque con la solita estrema chiarezza. Quindi, Cesare, Presidente Merlini. Volevo innanzitutto aggiungere il mio ringraziamento personale a Mario Monti per aver accettato la proposta dello IAI e il nostro piacere di averlo qui con noi. E gradito in particolare il tuo ricordo del nostro della nostra andata, non è che ci siamo incontrati allora, ma la nostra andata a Montebello. E lo ricordo qui perché c'è una curiosità che certamente ti verrà in mente, è dell'edificio nel quale si svolse, che è l'edificio nel quale si è poi svolto il vertice una settimana dopo, una settimana dopo. E pochi qui lo conoscono quell'edificio, ma la cosa è interessante ricordare quell'edificio, che era un'enorme costruzione fatta con grandi tronchi delle foreste delle vicinanze. Perché ricordo questo dettaglio? Perché risale a 1900... Prima di tutto perché non è andato a fuoco in quell'occasione. Anche se ti ricorderai, c'era al centro dell'edificio un camino di cui non ho mai visto l'uguale, sarà stato 20 metri quadrati. Ho capito in quell'occasione, poi non ti interrompo più, che il cammino della politica internazionale era periglioso. Però è significativo anche dal punto di vista economico. Quell'edificio risale al 1930 e fu promosso dal governo nel contesto di attività di investimento e promozione a seguito della crisi economica e finanziaria. Bisognava prendere delle iniziative, ecco, che fossero un pochino più del classico scavare le buche e poi riempirle, no? Ma era però costruire una serie di
edifici pubblici, eccetera, e mi ricordo che ci fu spiegato che l'edificio di Montebello nacque in quella maniera in un programma del governo canadese per promuovere l'economia nella fase di rallentamento, chiamiamolo così, grande depressione. Non si ricordano, perché non sono a verbale, i commenti del rappresentante tedesco di fronte a questo aggressivo uso della politica di domanda. Esatto. Questo visto che siamo nei ricordi, sentendo Silvestri prima e te poi menzionare Spinelli, mi è venuta in mente una cosa che l'anniversario del mio incontro con Spinelli, è un privilegio che credo di essere forse l'unico a avere in questa sala, risale a 60 anni fa, esattamente in questi giorni. Io ho incontrato Spinelli e, giovane studente, mi sono subito messo a lavorare con lui, l'attività essendo allora lo sforzo di fare promuovere la ratifica della comunità, il trattato della Comunità Europea di Difesa, ratifica che poi l'Italia aspettò la Francia a fare, la Francia la rifiutò nell'agosto del 54 e così è caduta l'ipotesi CED. Io considero questo per me un forte fattore di ammaestramento, cioè io ho cominciato a lavorare all'Europa con una sconfitta. E questo mi serve per educazione, a non deprimere. Qua tutti quelli che mi dicono, ma guarda, ma è finita, quante volte in questi 50 anni me lo dico, ma è finita, non va. E beh, io ammaestrato da questo precedente mi scoraggio con maggiore difficoltà. Vorrei aprire, prima di aprire il dibattito qui con l'editorio, vorrei farti una domanda e nel tirarti un momento, se posso, nel naming, non necessariamente nello shaming, nel naming, nel senso che mi sembra di capire che questa operazione e della creazione dell'unione bancaria abbia un effetto importante di spartiacque nel processo di integrazione europea. Recentemente il Financial Times lo metteva a livello della nascita della comunità economica europea. Nei suoi tre, diciamo, punti costitutivi, che è quella la natura del supervisore, quindi diciamo le istituzioni, quindi l'autorità, il secondo aspetto è quello della a chi si estende la supervisione, quindi diciamo la competenza, e in terzo luogo quali sono i criteri della capitalizzazione. Sotto certi aspetti sono i tre punti in genere dell'istituzione: l'autorità, il territorio e la borsa, no? Sono questi tre. Orbene, questa problematica oggettiva dell'istituto si articola in una problematica geopolitica su quelli che sono i maggiori partner e le rispettive posizioni dei maggiori partner in questa operazione. E sono partner in cui in questo momento il ruolo che il governo italiano svolge è rilevante. E, avendo delle simpatie e delle distanze rispetto a ciascuno di essi. E tu hai menzionato l'importanza del rigore, però anche la necessità di andare avanti, il che pone il naming del partner alla Germania in questo caso, qui dove c'è una simpatia tra la posizione italiana e quella della Germania, nel fatto che la Germania tende, e la Germania non solo la Merkel, l'abbiamo visto anche l'opposizione, la Germania tende a trarre le conclusioni istituzionali, sovranazionali, e questo è, per quello che noi tutti sappiamo, è qualcosa che è fatto per incontrare le simpatie tue del governo italiano.
Però c'è l'altro partner, che è quella che insiste sul fatto del, appunto, delle risorse e della necessità di promuovere la, la crescita, e questo nominando partner evidentemente la Francia, dove a questa sintonia, diciamo, su questo punto, però nasce la riserva che non sempre la Francia è pronta a accettare le implicazioni di tipo istituzionale. Il terzo grande partner geopolitico è ovviamente la Gran Bretagna, e c'è una tesi abbastanza diffusa sulla quale esiste la possibilità che l'unione bancaria sia un fattore di accentuazione della divisione fra l'inner core e l'outer core. E anche questo incontra certamente dei quesiti, dei problemi per noi. Ecco, io ho fatto il naming di tre partner geopolitici importanti per l'Italia. Mi domando se tu potessi fare qualche considerazione su questi punti. Volentieri, mi sembra identificato dei punti fondamentali come temi e ovviamente come paesi, ma diciamo mi sembra che possiamo parlare di naming and cooperating, perché sono tutti paesi importanti e devo dire l'Italia tiene moltissimo alla cooperazione con ciascuno di questi paesi e condivido quello che hai detto, cioè la Germania ha meno riluttanza di altri ad andare verso altre cessioni di sovranità a favore del livello europeo, così come in generale e finora anche l'Italia. Poi la Germania normalmente è particolarmente sensibile e attenta agli aspetti istituzionali, in particolare il ruolo dei parlamenti per quanto riguarda l'accompagnamento di questa cessione verso l'alto di quote di sovranità. E la Germania è tradizionalmente meno propensa, e ha fatto però passi significativi in questi mesi, ad accettare impostazioni di crescita. La Francia è orientata alla crescita, è orientata alla solidarietà, tradizionalmente è meno orientata all'abbandono di sovranità. Devo dire che nella attuale incarnazione della Repubblica Francese con il presidente Hollande si nota, almeno io noto, una minore esitazione pregiudiziale all'abbandono di sovranità. E quindi trovo che sia una sinergia molto importante, e l'Italia lavora molto bene, noi lavoriamo molto bene, devo dire il ministro Moavero che sta svolgendo un eccellente lavoro, e io stesso lavoriamo molto bene con i nostri omologhi francesi e tedeschi, e cerchiamo di avvicinare, ma non è che occorra uno sforzo particolare, insomma. Il cancelliere tedesco e il presidente francese ovviamente hanno dovuto sviluppare un nuovo rapporto di cooperazione dopo quello molto collaudato precedente. L'Italia si trova in particolare sintonia con la Germania nel essere disponibile a maggiori cessioni di sovranità, e si trova in particolare sintonia con la Francia nell'essere interessata a maggiori strumenti di crescita. Forse abbiamo una piccola differenza semantica, il presidente Hollande e io. Lui usa molto, ma lui e la maggioranza di coloro che si occupano di queste cose, usa molto il termine solidarietà.
io lo uso meno perché la solidarietà è un sentimento e una pratica assolutamente lodevole. Trovo non necessario chiamare solidarietà quei comportamenti ai quali sollecitiamo a volte i nostri partners, che presentano sì forse aspetti di solidarietà, ma che corrispondono anche a un loro preciso interesse di tipo interesse illuminato e di lungo periodo. Insomma, io mi sono sempre sforzato nei dibattiti europei, se una cosa può essere fatta passare sotto la categoria del enlightened self-interest, di richiamare quel paese al proprio enlightened self-interest e non richiamarla a un gesto di solidarietà, anche perché penso che sia più facile, per esempio, esempio preso assolutamente a caso, per chi governa la Germania da Berlino, spiegare agli elettori bavaresi che una certa decisione è nell'interesse, certo enlightened, ma aggiungerei long term interest della Germania, e poi potrà anche essere di aiuto alla Grecia. Questa è una piccola differenza semantica. E per quanto riguarda la Gran Bretagna, lì il nostro terreno di vocazione convergente è quello del mercato unico. L'Italia, per propria tradizione, forse rafforzata dalle ossessioni personali del suo attuale Presidente del Consiglio, tiene molto al mercato unico e forse più di quanto ci tengano Germania e Francia. È molto arbitrario semplificare così i ragionamenti, ma credo che un pochino sia vero, mentre grande avvocato del mercato unico è certamente la Gran Bretagna, come peraltro la Polonia o i paesi del nord. Ecco come noi vediamo le occasioni di cooperazione bilaterale o trilaterale, che vediamo sempre iscritte poi in un quadro saldamente comunitario. Ma veramente io trovo che sia molto fortunata questa situazione in cui c'è un dialogo tra le tre, senza ovviamente potremmo dire cose altrettanto positive sulla Spagna, ma pensando alle tre maggiori economie dell'Eurozona, trovo questa particolare facilità di dialogo, e trovo che si stanno registrando notevoli progressi nel Consiglio europeo all'emergere di una situazione che arricchisce tutti, perché non è più la voce di uno solo che determina. Grazie. Grazie. Adesso io aprirei la discussione. Abbiamo una mezz'oretta circa, no? Se è di tempo disponibile, quindi bisognerebbe fare delle domande breve, e registro per evitare il cosa. Abbiamo preso già alcuni interventi e chiederei a Franco Venturini di essere il primo a prendere la parola, perché così incoraggia, diciamo, la stampa come presente nel settore, e poi raccolgo delle altre indicazioni, ma mentre qualcuno può portare un microfono qui al centro, a quarta fila. Franco? Non mi aspettavo questo onore. Comunque... Faccio riferimento a quello che lei, Presidente, ha appena detto sull'enlightened self-interest, perché pensavo già di parlare delle opinioni pubbliche, e a me sembra che siamo davanti a un paradosso in Europa.
le opinioni pubbliche nei paesi che stanno facendo i più grandi sacrifici, lasciamo da parte l'Italia, dove il suo governo ha firmato e firma i sacrifici e lei è in testa ai consensi, dunque è il caso più clamoroso, ma parliamo della Spagna, dell'Irlanda, del Portogallo, in Grecia forse è meglio non verificare, ma l'ultima verifica è andata bene. Dunque, in questi paesi dove c'è una sofferenza per la crisi, l'opinione pubblica regge. I sondaggi, viceversa, sull'Europa che giungono dalla Germania, sempre per non nominare il partner europeo, sono più preoccupanti perché mostrano una certa disaffezione, non solo verso l'euro, ma proprio verso l'Europa, e mostrano di temere che il modello tedesco, quello che è stato interpretato fino adesso come il modello tedesco, possa non sopravvivere alla crisi. Ci sono state, per esempio, critiche anche alla BCE e critiche che erano più vicine alla posizione della Bundesbank in quell'occasione. Allora le chiedo questo: si può fare di più per convincere quel bavarese di cui lei parlava, che resta in un fondamentale self-interest per i tedeschi, non solo l'Europa, ma anche, io uso il termine solidarietà per capirci, una certa dose di solidarietà all'interno dell'Europa? Si può fare di più e forse dovrebbe anche fare di più, malgrado la campagna elettorale, la leadership politica tedesca? Prego. Sì, pure se vuoi. Grazie. Mi sembra una domanda che paga una risposta ad hoc. Poi se mai lei raccolgo delle altre. Sì. Se vuoi rispondere oppure preferisci fare più domande. No, va bene, questa di Franco Venturini è una domanda grossa, però risponderò brevemente lo stesso. Io non trovo tanto sorprendente che in paesi come la Germania ci si interroghi più criticamente, proprio perché si pensa di essere oggetto di sottrazione di risorse, già avvenuta e in futuro, da parte di paesi che hanno tenuto comportamenti meno responsabili. Mentre nei paesi che fanno sacrifici, astraiamo sempre dal caso italiano che non ci interessa, era un'ironia, signori giornalisti, ogni tanto mi vedo rinfacciare cose brutali che ho detto, mi sforzo di non usare questi modi leggeri di parlare, ma non sempre ci riesco. Lasciamo da parte il caso che ci interessa di più, che è quello italiano, che potremmo trattare separatamente. I paesi che vivono sacrifici hanno un'opinione pubblica sì che regge, anche perché in parte spera che altri possano venire ad aiutare, come in effetti in parte è avvenuto. No, io darò degli spizzichi di risposta. Tendenzialmente di carattere operativo, cioè che cosa si può fare di più per convincere l'elettore bavarese, ma io direi prima di tutto nei paesi che stanno facendo sacrifici, se penso a quello che stiamo cercando di fare noi in Italia, è di spiegare la necessità temporanea di sacrifici pesanti con
l'interesse, neanche tanto enlightened, con l'interesse, con la necessità proprio di farlo nazionale italiano e in particolare semmai dei giovani e delle generazioni future. Poi si può essere più persuasivi o meno persuasivi, però il tentativo nostro è di spiegare quello non tirando mai in ballo l'Europa come cieca volontà di imposizione di sacrifici ai paesi. Credo che questo per un governante che creda nell'Europa sia veramente la regola di base alla quale attenersi, di non fare il gioco del biasimare l'Europa, salvo che su una singola questione si ritenga che una particolare decisione della Commissione europea sia sbagliata e allora è giusto nel merito entrare e criticare, ma non attribuire all'Europa la responsabilità di sacrifici la cui responsabilità semmai risiede nel nostro passato. E in paesi come la Germania, ecco, credo proprio che lo sforzo debba essere quello di spiegare, anzitutto di tenere presente che l'elettore è una caratteristica scomoda del sistema di un certo paese, ma che ce l'hanno tutti i paesi. Sto sottolineando la grande valenza delle elezioni, della democrazia e dell'elettorato, e nessun paese può ritenere di essere l'unico ad avere questo privilegio, perché è un privilegio molto diffuso, per fortuna. Così come bisognerebbe che nessun paese arrivasse alla convinzione di avere lui e non altri un Parlamento o una Corte Costituzionale. E poi io credo che nel caso di paesi come la Germania o l'Olanda, nella quale oggi è in visita il nostro Presidente della Repubblica, sia importante spiegare la realtà, esempi di spiegazione della realtà, i benefici che in Germania le imprese, le banche, i cittadini ritraggono dalla disponibilità di un grande mercato unico, dalla disponibilità di una moneta unica che evita le svalutazioni competitive da parte degli altri, tutte cose che non ho bisogno di richiamare qui, ma che non sempre sono utilizzate dai politici in un paese per spiegare ai loro cittadini. E poi c'è qualche cosa che anche un paese nel quale si fanno sacrifici può fare per aiutare i cittadini del paese che si ritiene vittima di postulanti la propria situazione. Io per esempio ho detto un po' di volte, poi capisco che siano presi da priorità più immediate, a membri del governo greco: ma perché non producete un piccolo pacato e oggettivo documentario che mostri i sacrifici sociali e umani ai quali la vostra popolazione è andata incontro? Perché il cittadino tedesco, olandese o finlandese deve vedere alla televisione, quando si tratta di Grecia, solo immagini di belle isole con popolazione pigra e non anche sacrifici? E nel caso dell'Italia, per esempio, noi siamo andati, io ho fatto un'interessantissima visita in Finlandia e ho avuto uno shock ieri sera nell'apprendere, meno male che non è successo niente, che il giovane e brillante primo ministro Katainen ha rischiato di essere assassinato. Siamo andati in Finlandia a fine luglio per spiegare che cosa l'Italia sta facendo e per esempio per spiegare una cosa che lascia cittadini di altri paesi a bocca aperta quando la apprendono, cioè che l'Italia non è un paese debitore, non è costato un euro per ora, e io credo neanche in futuro, alla solidarietà europea.
è un paese che sta grandemente contribuendo di suo per la Grecia, per il Portogallo, per l'Irlanda, in misura ingente. Certo, in questo gioco di interdipendenze c'è anche la tendenza di ciascuno a giudicare, spesso sommariamente, ma non sempre infondatamente, i comportamenti interni di altri paesi. Allora, in quello che abbiamo fatto quest'anno, in modo parziale, imperfetto, non avete idea di quanto la lotta severa contro l'evasione fiscale sia una cosa che, quando tedeschi, gli olandesi, i finlandesi ne vengono a conoscenza, impressiona positivamente, perché l'argomento classico è: ma avete dei cittadini ricchissimi che non pagano le tasse e poi rischiamo di dover venire noi a soddisfare le vostre esigenze. Solidarietà. Oppure la lotta alla corruzione. Queste cose le facciamo per migliorare la vita civile e la vita economica in Italia, ma hanno un grande effetto di rimessa in ordine dell'idea che altri si fanno su di noi, mentre foto o video su occasioni celebrative non prive di un decoro costituito da teste mozzate di animali, non credo che abbiano giocato positivamente nel formare l'opinione di paesi che ci guardano, come noi giudichiamo gli altri giudicano noi. Scusi la risposta. Grazie. Io fermerei qui, ho sei richieste di intervento, farei così, ne farei tre domande e prometto di essere più breve. E poi tre e chiudiamo. Per prima c'ho il generale Camporini, vicepresidente dell'OIAI. Qui un microfono. Grazie, buongiorno Presidente. Il tema della politica di sicurezza e difesa è un po' fuori dall'agenda in questo periodo per ovvi motivi. Le risorse che i paesi danno, sommandole insieme a questa esigenza, sono ingenti e hanno un rendimento bassissimo, nonostante le iniziative quali pooling and sharing che l'Agenzia Europea l'iniziativa di dedicare quantomeno una parte di un prossimo Consiglio Europeo a questi temi suscita grandi aspettative. Cosa si aspetta il governo italiano da questa? Grazie. Ritornare alla stampa, Gian Piero Gramaglia. Presidente, buongiorno. Volevo chiederle una riflessione su un partner importante ma esterno all'Unione Europea, nei confronti dell'Unione Europea. Nel dibattito della scorsa notte sulla politica estera, né il Presidente Obama né il suo sfidante Romney hanno mai parlato dell'Europa, e l'unico accenno a un paese europeo è stato leggermente sprezzante da parte di Romney, finiremo con la Grecia. Questo atteggiamento denota assenza di problemi tra l'Europa e l'America o assenza di attenzione dell'America verso l'Europa? E poi vorrei chiederle se lei condivide il giudizio e utilizzerebbe il giudizio della Cina come paese che manipola i tassi di cambio. Sono più domande. Fabio Basagni. Buongiorno signor Presidente. Volevo chiederle, i mercati finanziari stanno cominciando a incorporare la prospettiva di una forte decelerazione dell'economia tedesca, figlia della decelerazione cinese, russa e di altri BRICS. È realistico pensare che questa prospettiva possa ammorbidire le posizioni tedesche sulla crescita anche prima delle elezioni di settembre, o bisognerà aspettare il 2014? Grazie. Grazie.
Scegli tu l'ordine. Comincio da quest'ultima, decelerazione dell'economia tedesca. È possibile che vedere in casa propria un fenomeno economico di decelerazione possa accrescere l'interesse per i meccanismi di crescita generata anche collettivamente in Europa come il Growth Compact? Non credo che la Germania farebbe tuttavia una svolta ideologica e diventerebbe favorevole ad un'aggressiva politica della domanda. Ma credo che, come dicevo prima, anche indipendentemente da questa possibile decelerazione in atto dell'economia tedesca, anche indipendentemente da questo, ci sia ora maggiore consapevolezza, e in questo senso Francia e Italia hanno certamente contribuito a sollecitare l'attenzione tedesca verso questo aspetto, una maggiore consapevolezza della necessità di sostenere collettivamente, purché nei modi accettabili alla cultura economica tedesca, il processo di crescita. E non a caso abbiamo lavorato molto, il Presidente Hollande e io, per declinare dei modi e del linguaggio anche nel patto per la crescita, che si incentrino più sugli investimenti che sui consumi, in particolare investimenti in opere transnazionali, eccetera, perché questo è, pur essendo un contributo alla domanda utile in un momento di difficoltà economica, è anche, e questa è la faccia che piace di più ai tedeschi, una espansione dell'offerta. La generale Camporini, la politica della sicurezza e difesa credo che debba essere, accanto a passi verso l'integrazione politica, l'agenda del domani, ma se possibile dell'oggi. E io credo, anche avendo partecipato a discussioni NATO, al vertice NATO a Chicago in primavera, l'imperativo della disciplina di bilancio, che vale ormai per tutti, accresce la necessità di una risposta di integrazione. Non ho bisogno di spiegarlo a lei, nel campo della difesa e dell'industria per la difesa, e noi siamo molto a favore di questo, e a favore quindi che non solo le formazioni dei ministri della difesa e dei ministri degli esteri, ma anche i capi di governo prendano piena consapevolezza, prendano posizione e diventino fattori di spinta in questo campo, perché una curiosa conseguenza della crisi finanziaria dentro l'Eurozona è stata, in questi anni, lo sapete, che una quantità sproporzionata di tempo, di ore Consiglio Europeo, di giorni e notti Consiglio Europeo, sono state dedicate, anche ben prima che io avessi queste esperienze, a temi raffinati di tecnica bancaria e finanziaria, dove io credo i ministri delle finanze potrebbero avere un ruolo anche maggiore, senza che sia così facile per loro spostare la palla a livello dei capi di governo, mentre i capi di governo secondo me dovrebbero dedicarsi di più a temi strettamente politici o politico-tecnici, ma al di fuori dell'economico, come questi. A parte che, come stavo dicendo, le strette economiche comportano anche una grande necessità di integrazione, che io credo valga con intensità diverse sia all'interno dell'Unione Europea, sia in qualche modo tra NATO e Unione Europea. Del resto questa è la direzione nella quale si sta andando. Poi i movimenti anche proprio nell'industria aerospaziale e della difesa
attentati poi non andati a buon fine recentemente danno il segno che c'è una necessità di base di integrazione. Credo che, anche se io per motivi personali sono più vicino e competente sui temi economici che su questi, penso che questi siano almeno altrettanto importanti nella attenzione dei capi di governo. Dottor Gramaglia, se la Cina manipoli i tassi di cambio, ma le risponderò dicendo che è un concetto molto vasto e da un anno la Svizzera manipola il tasso di cambio. E quindi certamente non credo che ci sia una politica di tasso di cambio friedmaniana però è un tema grandissimo nel quale sarei stato competente di più 3 o 4 anni fa quando mi dedicavo di più alle cose monetarie. Il dibattito Obama-Romney effettivamente non hanno parlato di Europa, salvo questo riferimento alla Grecia. Assenza di problemi o assenza di attenzione? No, io direi presenza di attenzione selettiva che tende a orientarsi verso i problemi. Abbiamo visto in questi mesi una grandissima attenzione, almeno del Presidente in carica, del Presidente Obama, sulle questioni europee e dell'Eurozona. Cioè, se anziché misurare l'attenzione in base ai riferimenti nel dibattito elettorale dovessimo misurare l'attenzione in base ai tempi dedicati a Camp David per il G8, anche quella costruzione lignea di epoca non tanto diversa, o al G20 nel Messico qualche mese dopo, i temi europei, anzi dell'Eurozona, hanno dominato l'agenda. E come è noto il Presidente Obama ha molto seguito poi in tutti questi mesi, anche in presa diretta con i responsabili dei paesi europei, le dinamiche dell'Eurozona e in una conversazione telefonica che ho avuto in agosto col governatore Romney, ovviamente parlava con un europeo, però ho visto un suo interesse acuto per questi stessi problemi, tant'è vero che noi europei stiamo prendendo l'abitudine, secondo me giustamente, di dire è benvenuta la vostra attenzione per noi, non si abbia però l'impressione che all'origine delle tensioni e degli squilibri dell'economia e della finanza internazionale sia solo l'Europa. What about il vostro disavanzo pubblico, eccetera, eccetera, o eventuali manipolazioni dei tassi di cambio da parte di altre grandi potenze economiche? Sicuramente in tanti altri campi, per esempio gli Stati Uniti di Obama, vedremo con Romney se sarà lui, se fosse lui, sono interessati a un trattato di libero scambio con l'Unione Europea, ma questo non è che faccia tanto notizia, mentre se c'è un punto di crisi, però ecco, io posso testimoniare che intorno al novembre dell'anno scorso, quando ho iniziato la mia attuale attività, l'interesse degli Stati Uniti per l'Italia credo abbia toccato, e poi sia stato mantenuto nei mesi successivi, il punto di massimo dai tempi della Guerra Fredda, perché mai cose che sarebbero potute succedere in Italia, se le cose fossero andate in una direzione sbagliata, avrebbero potuto influenzare attraverso l'economia europea, quella mondiale, quella americana, per di più in anno elettorale, e quindi c'era un interesse molto molto accentuato. Quindi direi un misto di attenzione selettiva
e la presenza di qualche specifico pericolo. Quando tu hai parlato con Romney, era dopo, immagino, la convention repubblicana, no? più o meno era durata. Circa il 10 agosto, era già il candidato. Quindi dopo la convention, che è significativo perché in tutta la fase delle primarie repubblicane dell'Europa si è parlato molto, ma è stato individuata negli ambienti repubblicani come il paradigma di quello che non si deve fare. Quello che dicevi te, il ruolo italiano è stato proprio quello di ridurre questa sloganistica che circolava sull'Europa. L'Italia, che era considerato a un estremo, diciamo, del paradigma errato, è diventato incredibile come fattore di, invece, di recupero dell'Europa. E parlando con gli americani, in fondo, anche se parlano poco dell'Europa, quando c'è una domanda, uno gli fa la domanda: ma qual è il vostro partner principale del mondo oggi? Difficilmente hanno delle risposte diverse da quella dell'Europa. Gli dicono i tuoi collaboratori che la tua agenda impone che fermiamo qui questa conversazione. Di solito hanno ragione. Mi dispiace perché quanti avevano messo qui come prossimi interlocutori. Ti ringrazio ancora, insieme a Silvestri e a tutti gli amici. Grazie. Dell'Istituto. Grazie tante. Ettore.